spiegare, direi di aprire anche un dibattito, perché dovete fare le domande a Salvatore, ma direi di iniziare anche a portare la pasta per assaggiarla, che poi dopo magari vi dico anche come è stata fatta. Se c'è qualche domanda, prego. Mi scuso se fanno solo tra i grandi temi, con quanto loro, e tra i loro, come si può mischiare tutto. No, la domanda è, i disguidi si fanno soltanto tra grandi duri, tra grandi teneri, tra orzi? La risposta è sì, se li vogliamo registrare. Ma un panificatore di Ascoli Piceno, che panifica ormai da anni i miscugli delle popolazioni, mi diceva che un giorno gli è capitata una partita di frumento tenero sporca di orzo. Non sapeva bene cosa farci la portata, perché nel suo forno in realtà lui ha anche una piccola molino a pietra, perché immagina che continua. E una volta arrivato al forno ha trovato che c'aveva una parte quasi dimenticato, un sacchetto di frumento duro. Ha deciso di mescolare, visto che ormai era sporco, ha raccontato che quello è stato il pane sporco della sua vita, che avesse mai fatto. Per cui dal punto di vista, direi, del consumo familiare non c'è cosa migliore, ma anche dal punto di vista scientifico questo sembra essere il passo successivo. Anziché mescolare soltanto la stessa specie, è sempre qui nelle Marche. C'è almeno un'azienda che, forse voi potete dirmi esattamente dove sta, la Viola, dove loro coltivano contemporaneamente un cereale e una leguminosa, per cui lei entra nel campo, c'è il cereale che sta qui e c'è o il cece, un cece nero che sta in basso. Loro poi raccolgono e in parte con la specchiatrice, in parte con il trasmettitore ottico, separano le due specie. Però quello, se voi ci pensate, è l'ideale, perché tanto c'è una copertura del terreno assoluta. Questa idea, per esempio, alcuni agricoltori che hanno cominciato a coltivare queste popolazioni sono accorti subito della straordinaria capacità che hanno queste popolazioni di controllare le infestanti, ma hanno addirittura migliorato questa capacità dimenticando la semina a righe, che se voi pensate dal punto di vista biologico non ha molto senso, perché voi lasciate il terreno scoperto su cui batte il sole e fa evaporare l'acqua ed è libero per gli infestanti per crescere, per cui loro lo cominciano a seminare con lo spazio di cime e il controllo degli infestanti è minimo. Io le volevo chiedere, ma quando l'agricoltore pianta le prime volte il suo miscuglio, no? Un miscuglio, diciamo. Poi, man mano che fa una selezione massiva in campo, no? Quello che viene raccontato anche, ha raccontato lei, ha raccontato nel libro, eccetera. Non pratica una forma di riduzione genetica? Cioè, in qualche modo, non va a fissare una varietà come quelle che sono le varietà, diciamo così, tradizionali? Cioè, quindi a un certo punto si perde questo effetto privilegiato del miscuglio, nel tempo. Sì, però, nel senso che se lei fa, se per esempio, una domanda che spesso mi viene rivolta è: ma come fanno gli agricoltori a risolvere questo problema, per cui non è tanto la differenza di altezza, come vedete qui, ma anche la differenza di maturità, alcune piante maturano molto presto, altre maturano molto tardi. Beh, intanto, se voi ci pensate, quasi nessun agricoltore possiede una vitivinicola, ma dipende sempre da un terzista, e tutti gli agricoltori mi dicono che il terzista non viene mai a tempo, arriva sempre in ritardo. Allora che cosa succede? Che le piante molto precoci, che non sono in grado di trattenere il seme nella spiga ma lo lasciano cadere, ovviamente verranno eliminate dalla popolazione. Inizialmente è una perdita del raccolto, ma col tempo di quelle piante non ce ne saranno più, per cui anche se il terzista arriva tardi non fa niente. Se poi l'agricoltore è interessato a quelle piante molto precoci, perché quelle raccolte spiga per spiga, trebbiate insieme e seminate a parte, potrebbero dare una popolazione super precoce che anche in un anno molto siccitoso riesce a produrre qualche cosa. Ma il resto lo mantiene,
Cioè fare la selezione significa crearsi un'altra popolazione, mentre quella originaria si lascia evolvere. L'altro aspetto di questa vicenda è che questo lavoro non si può fare, si può fare molto meglio come in gruppi anziché da agricoltori isolati, perché nel momento in cui succede quello che diceva lei, che l'agricoltore ha la percezione che la diversità sta diminuendo, uno può scambiare insieme con altri agricoltori vicini e ripristinare quella diversità senza andare molto lontano, perché il vicino potrebbe avere una popolazione che non è molto diversa dalla sua, a parte le diversità del terreno, eccetera. Un altro aspetto con cui si può mantenere la diversità è che è quella che io chiamo la personalizzazione del miscuglio. Mi diceva Carlo poco fa, dice, ma io ci posso aggiungere un po' di gentil rosso, un po' di frasia, ma certo, cioè questo miscuglio era fondamentalmente lanciare un'idea. Poi l'agricoltore si può fare il miscuglio, per esempio quando io parlavo di queste cose in Sicilia, dove ovviamente quasi nessuno tra le grosse, credo che il frumento tenero, gli altri hanno una grande diversità di frumenti duri, gli agricoltori mi dicevano, ma io coltivo 4 o 5 perché hanno caratteristiche diverse, li posso mescolare? Ovviamente sì, cioè da lì ogni agricoltore avrà un suo miscuglio che è tutto diverso. Cioè nel momento in cui l'agricoltore si rende conto o accetta i vantaggi che l'applicazione di questa idea può comportare, quel miscuglio se lo può creare a sua immagine e somiglianza. Mi spiego un attimo la fase, già finita la parte, come è stata fatta, poi magari proseguiamo con le domande, via. Innanzitutto, cominciate a notare gli svantaggi di essere un migratore, io non basta è stata prodotta in due aziende, l'azienda Bruno Bonetti a Castiglione di Arcevia e l'azienda Verdicchio Franco di Macerata. Abbiamo fatto 5 ettari, sono usciti, ecco la cosa importante, quest'anno non è andata molto bene, ma il miscuglio sta avendo una produzione maggiore rispetto a varietà unica di che. Perché la varietà antica da sola, purtroppo, a 10 quintali non sono più, ma 15 quintali a 20 quintali non arriva. Questa sembra, e questa è la cosa importante, che ci dà dei risultati migliori. È stata ottenuta con la macinazione a pietra, questa è un'altra cosa importante e fondamentale che non vi ho detto prima perché ecco, pensavo di parlarne adesso, che il vero prodotto integrale è quello macinato. Se voi andate a vedere anche nel mondo del biologico, di prodotto integrale macinato e pietra ci siamo rimasti noi matti poco più. Quindi no, e non lo dico io, lo diceva l'Espresso tanti anni fa, dicevo quello non è integrale, è integrato, perché cosa fanno? Prendono la semola e la crusca e lo mettono insieme. Questo è un vero prodotto integrale che ha detto dal punto di vista nutrizionale molto molto migliore. Quindi macinato a pietra nel mulino Spoletini di Arcea, quindi c'è tutta la tracciabilità della filiera, siamo qui. Ed è in casa a bassa temperatura, questa è un'altra cosa fondamentale, perché voi potete aver fatto il miglior lavoro del mondo, no? Nel campo, popolazioni evolutive, l'abbiamo conservato bene, l'abbiamo macinata a pietra, l'abbiamo... No, arrivata la farina dice ormai è fatto il gioco. No, noi possiamo distruggere tutto ciò che di buono abbiamo fatto prima. Cos'è il problema? Perché oggi sempre per produrre di più, c'è dagli anni, fine anni 60, è arrivata la nuova tecnologia di pastificazione, quindi alzando le temperature, accorciando i tempi di essiccazione. Noi manteniamo sempre quei principi, quei sani principi di una volta, quindi essicchiamo a 50 gradi, dove il prodotto non si sterilizza. Oggi purtroppo, anche nel mondo del biologico, devo dire, arrivano a 120 gradi, quindi in 4 ore la pasta è pronta, mentre la nostra ci vogliono almeno 24 ore per la pasta cotta, ma anche 30 ore, 36 ore per certi formati di pasta lunga. Quindi ecco, se noi facciamo un prodotto sano, dobbiamo averlo sano fino alla fine, è inutile che poi alla fine lo roviniamo. Quindi si cade lentamente, questo per farvi capire anche perché un prodotto viene a costare di più. Voglio riprendere quel discorso, perché questo è molto importante, nei prezzi bassi. I prezzi bassi è il disastro del mondo, dovete capire questo. Io capisco che chi magari è disoccupato, è in cassa integrazione dei problemi,
però i prezzi bassi è il disastro a livello ambientale, a livello sanitario. Se posso interrompere il commento sul punto dei prezzi, verso marzo sono venute due studentesse di giornalismo dalla California, perché c'è questo signore scrittore che è molto interessato a questo discorso, soprattutto anche agli aspetti legislativi, perché potrebbero essere utili anche gli esercizi, per fare un filmato su questa storia delle popolazioni. E io le ho portate in questo forno di Ascoli Piceno, dove il pane costa 6 euro al chilo e dove bisogna prenotarlo. E abbiamo cominciato a intervistare i clienti man mano che venivano. Non vi spaventi il prezzo, perché venite qui, perché non andate sul supermercato con la euro e mezzo chilo. E ci ha molto colpito la risposta di una persona anziana, una pensionata, la quale ci diceva: guardi, io vivo da sola e fino a quando non ho scoperto questo forno compravo delle michette, una al giorno, che mi costavano circa 5 euro a settimana. Io adesso vengo qui, compro mezzo chilo di pane, spendo 3 euro e quel pane mi dura da 7 giorni. Per cui compro del pane più costoso, ma in realtà risparmio. Infatti questa è una cosa importante, no? Perché noi siamo abituati a vedere solo il prezzo basso, no? Per carità, io dico, ma questo non è un problema delle aziende, è un problema sociale a livello generale, se uno non può lavorare, non ha più lavoro, no? Quindi non è che dobbiamo risolverlo noi, dobbiamo fare il prodotto sano. Quindi, se noi a quel maledetto prezzo basso, scusate se dico maledetto, ci aggiungiamo tutti i costi ambientali, non mi faccio l'elenco, sono spaventosi i costi ambientali, i costi sanitari, perché abbiamo visto, no? Diventando spaventosamente, e di chi lavora in un'agricoltura che fa uso della chimica, perché di lavora è finito, no? Ma a livello sociale anche, no? Anche a livello sociale è proprio un problema. Alla fine veramente, ma anche a livello nutrizionale, scusate, quindi, ci sono delle ricerche, quindi in mano delle ricerche fatte, purtroppo in Italia non si fanno, ricerche fatte in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia, la perdita nutrizionale degli alimenti dagli anni 50 agli anni 2000, è una cosa spaventosa, non sul biologico, sul convenzionale, hanno perso il 70 e l'80% di nutrimenti. Che mangiate? Allora, per avere lo stesso apporto nutrizionale dovete mangiare 3 volte, 4 volte, non ce la fate. Oppure vi ammalate o comprate integratori alimentari. Andate a vedere quant'è la spesa italiana di integratori alimentari, è una cosa mostruosa. Allora, se noi mangiamo un cibo sano, anche se costa di più, non è vero, alla fine costa di meno, perché se ci attacchiamo tutti questi costi, vedete che assolutamente costano molto. Quindi, io, le varietà, una cosa volevo dire anche su questo, scusate, perché queste varietà nuove, moderne? Ecco, innanzitutto qui ci conosciamo tutti, non c'è la varietà contro la frezza, c'è il mescolamento, questa è una cosa bestiale, che sta rivoluzionando tutto, no? La varietà pure non serve più. Ma perché sono venute fuori queste varietà? Mica per la salute umana, per l'ambiente, per le industrie. Le industrie, purtroppo, per abbassare sempre più i prezzi, no? Hanno voluto delle varietà, e di qui è nata l'intolleranza al glutine, varietà con un glutine sparato al massimo, che poi tutti quanti stiamo diventando intolleranti. Perché no? Le popolazioni o i grani antichi non danno intolleranza. No, il celiaco, per carità, il celiaco è un'altra cosa. Non danno intolleranza perché il glutine ce n'è, che anche ce n'è anche di più delle volte, dei grani moderni, però è un glutine che uno riesce a digerirlo perfettamente senza avere nessun problema. Quindi ecco. Vorrei aggiungere che il mio collega che lavora all'Università di Bologna ama fare questo confronto. Il glutine che è diventato sempre più forte perché deve essere capace di resistere a queste lavorazioni molto veloci e molto forti, queste impastatrici che di fatto massacrano la pasta, la massacrerebbero se non ci fosse questo glutine così potente. Ma sapete che cosa assomiglia a questo glutine sempre di più? A un chewing gum. Allora, se questo glutine resiste, è capace di resistere a queste manipolazioni meccaniche così forti, ovviamente resiste anche alla digestione. E di qui nasce tutta una serie di problemi di digeribilità di certi prodotti e così via. No, infatti, hai detto tutto, guarda proprio. Quindi attenzione, no? Ecco, perché uno dei pericoli, il biologico esplode, sta continuando a crescere.
però sempre più andiamo, stiamo facendo lo stesso errore dell'agricoltura convenzionale, si va verso un biologico industriale. Quindi attenzione, questo no, sostenete le aziende che fanno un vero biologico etico anche carico di valore. Io per il momento ho fatto, che mi sembra la pasta? Buonissima, buonissima. Attenzione, poi questa l'abbiamo cotta alle 3:30, perché qui non si può cuocere, no? Qui non c'è l'autorizzazione alla cottura. Quindi perché solitamente le paste essiccate a bassa temperatura non si prestano a cuocerle prima per, no, per poi servire dopo. Questa per me mi sembra eccezionale, o no? Ottimo. Rimane consistente. No, appunto, resistenza alla rottura. Poi, d'altro canto, per chi dà fastidio all'integrale mi sembra che non si sente più tanto che è integrale, o sbaglio. No, no. Non c'è quell'erbaceo. Anche il pastificio, chiedi un po', pastificio, è loro. Sì. Scusa, è loro così stella, ma dimmi che uno prende la farina della bianca? Ma adesso quest'anno, diciamo che dal punto di vista nutrizionale, noi quando siamo partiti 40 anni fa facevamo solo pasta integrale, perché dal punto di vista nutrizionale è senz'altro più corretto mangiare integrale. Poi chiaramente tutti noi vogliono anche la bianca. Per il momento il problema qual è? Ma citando pietra siamo più elastici, perché un qui la pietra fa 30 lira. Quindi 10 ore vogliamo far pari, facciamo 30 quintali al giorno, 2.000 cilindri fatti 5.000 quintali al giorno. Se non c'è il quantitativo non si può macinare, perché la bianca si ottiene solo con un mulino cilindri. Le quantità erano piccole, quest'anno abbiamo fatto 700 kg di pasta e questa è la prima proprio, quindi per forza di cosa deve essere integrale. Però io dico è meglio mangiare integrale. Comunque io dico così qua. Berrino dice. Se te lo fanno. Veramente è troppo alto. Sono giovane, vedremo che. Io lo. Se per me lo mangerei solo integrale, però lo bisogna vedere anche come. Comunque io dico, ho visto che il pane. Che viene da una formazione molto più tenera, macinato a pietra molto lentamente, cioè si cerca di non far mai superare la temperatura della farina al possiamo massimo 40 gradi proprio verso la fine della giornata. Rinfrescare il lievito, mi sembra un tocco, utilizzando il bruschello. Per cui, secondo questo quantificatore, in realtà quello che succede, utilizzando il bruschello per rinfrescare il lievito, si fa una sorta di predigestione. Poi mettere il forno con delle pagnotte che sembrano, nessuno prenderebbe per usare il lievito di birra se uno lo sta lì vedendo quello che lui fa, e non sono scurissimo. Anche il suo pane non è scurissimo. Lei invece ha l'impressione di avere un pane industriale, però lo metti in bocca, lo porta a casa e vede che dopo una settimana praticamente è rimasto da qua, si è messo a fare. Quello che non mi ha detto Brandi, il nostro mulino a pietra viene girato dall'acqua, quindi i giri ne fa meno ancora, perché anche lì la pietra si scalda troppo, è la stessa cosa, quindi, il calore toglie le proprietà nutritive. Non faccio un biologico, dappertutto ci sono, no? Però c'è anche il biologico del contributo che lo diamo, cioè che seminano solo per prendere i contributi della Comunità Europea, senza nessuna attenzione, no? Per l'ambiente, per il suolo, per il paesaggio, no? Se noi facciamo un biologico sano in cui portiamo la fertilità nel terreno,
noi abbiamo due risposte fondamentali sul cambiamento climatico, perché se noi ogni punto in percentuale di CO2 che aumenta nel terreno trattiene la CO2, cioè la sostanza organica che aumenta nel terreno trattiene la CO2 e viene uscita. Questa è una risposta importantissima per l'ambiente. E l'altro, prodotti di nitrogeno, quindi non mangeremo prodotti sani. Quindi no, è fondamentale fare un biologico vero, io dico un biologico etico. Che questa ragione deve essere anche fiera, perché in questa ragione, che io sappia, c'è il solo istituto di ricerca del Ministero, non so proprio più pronto, che ha un ettaro nella struttura sperimentale certificato bio. Per cui loro sono 15 anni che fanno ricerche in bio, hanno dimostrato che si possono ottenere le produzioni del tutto comparabili con convenzionale, ma soprattutto hanno dimostrato quasi un raddoppio della sostanza organica del terreno. È dato che si sono capito bene. Come mai? In realtà c'è il concetto di pioggia, no? Questo lo dico io, lo dice la regione Marche, il terreno ha perso il 40% di proprietà di quanto di l'acqua. Quindi c'è una concentrazione, ma il terreno non tradisce più. Una volta, mi ricordo, negli anni 70, fossi importanti, Carlo, no? Potrei confermare anche tu, fossi importanti non cercavano mai neanche di assate. Il terreno tratteneva e li lasciavo piano piano. Adesso, in inverno, fossi importanti la mattina anche voi, sì, fossi importanti la mattina era secco, non c'era l'acqua, la sera sarà di pasta. Capito perché? E questo con l'alluvione. Noi quest'anno abbiamo fatto strade anche all'interno, giorni dopo quelli oggi praticamente parte delle strade sono in base al fango, perché l'acqua che non riesce a penetrare il terreno scorre a partire dal fango, la strada è la stessa, ovviamente è locale. E il terreno di cui parla Bruno è fondamentalmente una lavora di una spugna, ce la so, dipende da me, sono un fattore. Bene. Diciamo che grazie. Buona.